sfonda, sfonda, sfonda. Là ci hanno ucciso tipo 6 persone ieri. E che ne pensi del cibo spagnolo? Ragazzuoli, questo è Spo, oggi siamo con un nuovo vlog. Ragazzuoli, il video di oggi non doveva esserci perché mi sono messo al computer e ho trovato delle clip video che avevo registrato tipo 1-2 mesetti fa a Barcellona. Perché sì, io circa 2 mesetti fa sono andato a Barcellona insieme ad Alessandro e Valerio a farci un viaggetto così tra amici tranquilli. Io mi sono portato la telecamera e ho registrato qualcosa. Ho tipo registrato un botto di cose. Ho più di 200 clip sul computer e me ne sono vista qualcuna adesso. E secondo me può uscire qualcosa di interessante. Però già vi dico, usciranno massimo 2 video che vedrete magari oggi e il prossimo video. Comunque vedrete in settimana il tempo che vedo tutte le cose che ho registrato, li metto insieme e usciranno questi video. Quindi niente, dovevo solo dire questo, spero che il video vi piaccia. Ma chi me l'ha fatto fare? Ho dormito 3 ore, alle 14 ho l'aereo, però fra 20 minuti parto e vado a Fiumicino e rimango 6 ore in aeroporto perché devo accompagnare Rosalba. Che bravo ragazzo che sono, eh? Poi dalla voce, è strana, visto che mi fa un po' male la gola e c'ho un po' di tosse. Chiudiamo la valigia, usciamo dalla stanza d'hotel e andiamo a far colazione. Dobbiamo fare un eccesso di chilocalorie stamattina, eh? Cappuccino. Ah, eccolo qui, per svegliarci bene. Buongiorno. Inizia benissimo la giornata, allora vi spiego in pochissime parole. Ross deve andare a Siviglia e io a Barcellona. Ross all'aereo alle 9.50, io alle 2 di pomeriggio. Ho detto, scialla, mi sveglio comunque alle 6.30 per accompagnarla in aeroporto. Saliamo sul taxi e lei dice, aeroporto Roma Fiumicino. E giustamente il tassista le chiede, che terminal? E lei ha detto, volo con Ryanair. Ryanair dovrebbe essere da Ciampino. Ho visto il suo biglietto e lei si era scordata e partita da Ciampino. Quindi lei è partita da Ciampino, io da Fiumicino. Io mi sono svegliato prima e lei sta andando a Ciampino e io sono rimasto a piedi. Bella vita così. Comunque, visto che mi hanno abbandonato, sto qui alla stazione Roma Termini e prendo il Leonardo Express. Tra 35 minuti stiamo a Fiumicino. A few moments later. Siamo arrivati a Fiumicino, adesso scendiamo dal treno. Ok, era da tanto tempo che non venivo qui. Ma la cosa più bella è che sono le 9.35 e io parto alle 14. Quindi in bocca al lupo Sespo. Abbiamo passato tutti i controlli di sicurezza e stiamo semplicemente 4 ore d'anticipo. Adesso niente, mi sono messo qui seduto in un tavolino, metto a fare le mie cose, magari inizialmente mi guardo qualche serie TV e poi mi metto un po' al computer a far cose e niente. E niente, aspettiamo gli altri, perché sì, in questo viaggio non sarò da solo. One hour later. È passata un'ora da quando sono arrivato e le 3 ore di sonno si fanno sentire. Mi sto per addormentare qui sul tavolino, veramente ve lo giuro. Non vedo l'ora di salire sull'aereo per Barcellona e dormire per 2 ore. Però l'aereo parte da 3 ore, quindi dobbiamo resistere ancora un po'. Sono passate 2 ore da quando io sono arrivato qui all'aeroporto e adesso mi sto dirigendo verso il gate, anche se non è ancora aperto, però almeno mi sto già mettendo lì fuori. E niente, io chiedo solo una cosa, spero non ci sia ritardo, perché già 4 ore in aeroporto sono tante. Non mi va di passarle di più, per favore. Voglio solo arrivare tipo a casa, a Barcellona, sdraiarmi e riposarmi. Dopo tipo 4 ore di aeroporto mi è venuta fame e ora si pranza. Lui è il primo che mi farà compagnia in questa vacanza. Lui è il secondo che mi farà compagnia in questa vacanza. Ecco qui, stiamo entrando, stiamo per partire. Il cantante, andiamo. Sì, noi siamo qua. Non c'è posto per la valigia. No, fammi mandare a me vicino al finestrino, bro. Dai, grazie, bro. Mi devo pure mettere la valigia in mezzo alle gambe. Ringraziamo Vale che che mi sta sistemando la valigia. Ah, bravo. Ah, te sì che sei un amico, grazie. Non mi sento ora. Che è successo? Che te sei perso? Scusa, gli AirPods, no. C'è il AirPods attaccato con il caricabatterie in aeroporto. Vabbè, stavo per dire, stiamo partendo. E quindi tra un'ora e mezza staremo a Barcellona. Ecco qui ragazzuoli, finalmente stiamo per partire. Non vi faccio il classico montaggio perché c'è scialla del classico montaggio. Lo faccio sempre, dopo un po' è ripetitivo. Ed ecco qui, oh, ci stiamo alzando. Perfetto, ciao Roma. Adesso andiamo verso Barcellona e spero di arrivare il prima possibile. Non vi terrò compagnia per questo viaggio perché sto morendo di sonno. Quindi buonanotte.
buongiorno. Oh, siamo arrivati, ragazzi. Guardate, bello, stiamo atterrando a Barcellona. Finalmente, io ho dormito tutto il tempo. Atterrati, ecco qua. E siamo arrivati a Barcellona. Sortita di qua. Saliamo in taxi. Boh, manco bro, dedi via via. 150 euro. Se ne dici via non andiamo da nessuna parte. Quanto tempo for... arriva? Arrivasse. Per arrivare all'hotel. All'hotel. 15 minuti. Thank you. My friends don't speak English and I translate with, yeah. Da vedere qui quanto sono belli piani. Attico, attico, sesto, sesto. I cognomi, uno va di cognome attico. C'hanno tutti gli stessi cognomi. E c'è 3-4, 3-4, 3-4. Perché Carlos? Perché in spagnolo? Non è vero. Oh, non abbiamo trovato niente, siamo rimasti chiusi fuori casa. Sto per rompere. Vai. 1, 2. Vai, sfonda, sfonda, sfonda. Sfonda la tua spalla, sfonda. No, fratello, no. Non penso sia una cosa giusta da fare. Oh, ecco, è arrivato uno. L'altra entrata. 29 non è questo. Ah, grazie mille, di qua? Grazie, Monte. Grazie. Ma hai visto come non ci facevano? No, ma hai visto come non ci voleva aprire la porta palesemente? Ma che fa l'infame? Poteva aprire e dircelo bene. Ti ha tenuto le sbarre. Abbiamo preso la porta giusta stavolta. Oh bro, iniziamo a saltare. Entriamo, allora. Adesso dovremo fare il tour di questa casetta. Ok, house tour al volo. Ingresso, cioè ovviamente io che sono claustrofobico, queste pareti non mi mettono molta sicurezza. Stanza mia e di Valerio. E c'è pure un terrazzino, che non capisco come ci possiamo andare, però abbiamo un terrazzino. Oh, qua la vista è bellissima, bro. Si vede la... come si chiama quella famosissima di Barcellona, bro? Non me lo ricordo. La Torre di Pisa. Sì, la Torre la di Torre Eiffel. La Torre Eiffel. Si vede la Torre Eiffel. Monte, si vede la Torre Eiffel. Si vede la Torre Eiffel di là. Comunque entriamo, questa è la stanza di Monte. No, te lo giuro, oh, bro, è tristissima la stanza di Monte, però scialla. Continuiamo in questo corridoio lunghissimo, c'è il bagno che è un buco, però c'è la vasca. E non hanno il bidet, raga. L'hai progettato ben? Guarda, l'hai progettato ben di porta. Non passi, devi passare forza la porta chiusa. Non ce la fai a me. Ok, aspetta, stava lì. Guarda, forse Monte è l'unico che si può fare il bagno. Questa è la mia gamba. Un ragno gigante. Cucina gigantesca dove Valerio ci fa le pancake la mattina. Poi vabbè, qua divanetto chill. E poi possiamo vedere la bellissima città di Barcellona. Allora bro, che ne pensi di questa vista? Momenti. Quello Vai. È strafamoso. Ok. Poi là ci hanno ucciso tipo 6 persone ieri. Ieri? Sì sì. Comunque io non voglio dire niente, abbasso la tenda che ho paura che ci sia tipo un cecchino che ci spara da qui fuori. Meglio così, l'ho rotta, ok perfetto. Però guarda, vieni a vedere di là, vieni a vedere di là. Ci sta la Torre di Pisa. Vediamo se si può uscire da qui, sì. Da qui? No, qui. Non si può uscire. Non si può uscire da qui palesemente. Un pallone da calcio però. Ok, quello ci serve. Okay, vai, fai passo. Quello che ho detto io, qui. La faccio una passeggiata del giorno. La passi... Oh. Ah. Che sono le cose. Chiavi. Ok, prendiamo le chiavi. Devo farlo io. Un po' in difficoltà. Mi sa che le chiavi non è che vanno molto bene. Prova. No, non penso. Prova qua. Ma non penso. No, sono proprio le chiavi diverse. Appunto, per questo dicevo. La fai così. Non funziona palesemente così. Niente, scherzavo, il nostro terrazzo non funziona. Ok, dopo che sono arrivato in hotel mi sono riposato perché ero stanchissimo. E poi siamo andati a cena fuori. Vabbè, quindi andiamo a cena fuori qui? Offro io. No, sto bene, bro. Stai bene, vabbè. Oggi non si cena. Oggi non si cena. Nachos, posso assaggiarlo uno? Che l'ha preso Ale? Vai, grazie, bro. Sarebbe delizioso. Ba-ba-ba-ba. Pure un po' piccante. Lascialla.
e io sono l'unico che non ha ricevuto niente. Grazie. È arrivato anche il mio cibo. Comunque, parlando di cibo in Spagna, a me non è che è piaciuto molto il cibo in Spagna. Ho assaggiato di tutto. Oltre a assaggiare, vabbè, la classica paella, che quella è sempre buona, ho assaggiato anche dei würstel. Ho provato anche ad assaggiare la pizza e ho mangiato veramente molto altro. Ho assaggiato molte cose e non è che mi è piaciuto molto il cibo lì. Cioè, secondo me in Italia si mangia veramente molto meglio, ma magari noi siamo andati a mangiare in posti sbagliati. E poi ho anche mangiato degli snack che ho comprato lì a dei supermercati. E diciamo che, vabbè, non dico niente, non vi spoilerò niente, vi lascio la clip. Buonasera. Buonasera. Ecco a voi quello che avete chiamato. Buono. No, hanno il retrogusto di... Esatto, di... Hanno il retrogusto di morto. Questo va a prendermi... Questo l'ha voluto prendere molto, perché cioè, è tipico. È tipico. Cos'è? Come si chiama? Un salato con dentro... Primo morto te lo vedete. Ah! Scusa. Non l'ha morso, ha fatto la finta. È buono. Ti dico solo che molte le vuole prendere due, perché tu secondo me è buono, le prendiamo due. Non sa di niente. Aspetta un po'. Vabbè, te non hai morso la parte col salame marcio, eh. Chi lo vuole dare il primo morso? No, io sto bene. Dai. Io sono stanco. Sì. No, non mi va. No. Adesso assaggiamo l'empanada de carne. La horna. Da fare un altro rumore se vuoi. No, sto prendendo le pesate. Oh, questo è il mio ristorante. Madonna, che schifo. Che schifo. C'era pure al tonno, ma al tonno mi sono rifiutato. Se al tonno non lo guardavo neanche. No, ma io questo è l'assaggio. No, frate, così io grosso no. No, questo no. Questo non abbiamo. Questo non abbiamo le palle di assaggiarlo, mi dispiace. No, però devo darlo un morso. Sì, lo devi dare. No, 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 però non là al centro. No, non ce la faccio. Ho assaggiato. No, no. Ho avvicinato la bocca e stavo per venire a sboccare. Niente, ragazzi, siamo giunti alla conclusione. Che ne pensi del cibo spagnolo? Sì. Comunque, ragazzuoli, io spero che questo video vi sia piaciuto. So che è stato un po' incasinato, però ho sistemato un po' delle clip. Magari anche il prossimo video sarà un altro video della Spagna. Ovviamente devo sempre sistemare tutte le clip. Comunque, se questo video è piaciuto, lasciate un bel like, commentate, condividete. Fatemi sapere nei commenti se volete altri video insieme, magari anche altri viaggi. Fatemi sapere se volete altri viaggi e partiamo noi tre oppure con altre persone. Fatemi sapere tutto nei commenti. Se questo video è piaciuto, lasciate un bel like, commentate, condividete, iscrivetevi e unirvi alla Sespas Family. Noi ci vediamo con un prossimo video. Baci, cuccioli.